con Fabrizio Quattrini, psicosessuologo, psicoterapeuta a Rieti Centro d'Italia, per parlare di sessualità e disabilità in un incontro all'interno di Rieti Città Senza Barriere 2018. Un tema forte che ha spalancato orizzonti inaspettati per molti operatori e famiglie in questa sala dell'ASL di Rieti. Assolutamente sì, anche perché in realtà è un tema molto particolare, in quanto difficilmente si parla di sessualità e disabilità e rimane sempre un po' uno stereotipo e un qualcosa che poi si tende ad evitare. Quindi sono molto contento di essere stato invitato anche a Rieti, come mi è successo in tantissime altre parti d'Italia, proprio per promuovere e portare quello che stiamo facendo ormai con la Love Giver da 4 anni, che è il progetto appunto per l'operatore all'emotività, all'affettività, alla sessualità. Il fatto di promuovere un progetto che permetta alle persone disabili di avere il diritto di vivere anche loro una sessualità mi sembra che sia un aspetto fondamentale per l'epoca in cui stiamo vivendo, dove ancora oggi la sessualità sente, no, di pericolosità, di difficoltà e anche di comprensioni, no, diciamo, diverse da quelle che uno immagina. Questo diventa un primo punto di partenza e sono contento in qualche modo di averlo portato anche a Rieti. Non so se siano già arrivate le iene, per equivoci di tipo semantico o legati ai significati più profondi. Assistente sessuale, una parola che rimbalza sui media, che ci fanno audience e ci giocano un pochino, diciamocelo, in questi giorni. Vogliamo chiarire bene in che cosa consiste questa auspicata figura dell'assistente sessuale? Allora, cerco in poche battute di... non è facile, anche perché praticamente ho fatto tutto il convegno. Allora, in realtà che cosa è l'assistente sessuale? L'assistente sessuale è una figura che esiste e non esiste. In Italia non esiste ancora. E nel nord Europa appartiene al mondo della prostituzione, quindi praticamente sono tutte quelle figure che, lavorando come sex worker, dove è regolamentato a livello giuridico appunto in questi paesi tipo l'Austria, la Germania, la Svizzera tedesca e così via, permettono anche di intervenire in materia di disabilità. Quindi attraverso quello che può essere poi anche un corso di formazione breve riescono ad avere delle indicazioni o comunque delle informazioni importanti per poter poi lavorare come sex worker all'interno della disabilità. Rispetto a quello che succede invece in Italia, quello che stiamo cercando di portare avanti è un progetto un po' diverso, perché non possiamo assolutamente associarlo alla prostituzione, anche perché in Italia sarebbe fare una lotta anche nei confronti appunto di quelle che sono regolamentazioni in materia appunto di prostituzione e di sex worker. Però il fatto di poter promuovere quello che noi abbiamo definito appunto un operatore all'emotività, all'affettività, alla sessualità, appartiene a che cosa? Alla possibilità di dare anche nella disabilità uno spazio a quello che è l'educazione affettiva e sessuale, la possibilità di imparare a conoscere il proprio corpo e svincolarsi da quelli che sono degli stigma legati proprio a una difficoltà di vivere la sessualità. Faccio l'esempio soprattutto di una disabilità cognitiva, dove ancora oggi, come dicevo anche qui al convegno, molte persone continuano a pensare che siano degli eterni bambini, e invece non è vero, cioè sono delle persone che hanno una disabilità cognitiva, ma sono degli adulti che hanno una maturità sessuale e quindi tutte quelle che poi diventano le risposte anche annesse, no, alla sessualità stessa. Lei poco fa ha detto assistente sessuale, quindi una figura che esiste e non esiste. In Italia molte situazioni esistono e non esistono, la prostituzione, ma altre tematiche. C'è sempre questo doppio livello fra la legge giuridicamente scritta e quella personalmente interpretata a propria immagine e somiglianza. Un male italiano o non solo? Non sono sicuramente la persona più adatta a dirlo, però sono d'accordo e concordo col fatto che l'Italia vive in una situazione ancora oggi un po' borderline, dove alcune situazioni, no, sembrano essere lecite e illecite allo stesso tempo. Per esempio, rispetto alla prostituzione, la prostituzione in realtà in Italia è lecita, cioè nel senso ci si può prostituire, non si deve cadere nel penale che appartiene all'induzione, al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione.
prostituta, no, in quel caso. Quindi ci sono quelle situazioni un po' borderline, no, che non sono così chiare e così facili. Io credo che l'Italia stia vivendo, soprattutto in materia di sessualità, un momento d'oro, e ci sono stati tanti cambiamenti importanti. Mi viene in mente anche quello che è successo con le unioni civili rispetto alle coppie omosessuali recentemente. Ci sono degli aspetti che stanno cambiando. Quello che però mi premerebbe, no, mi preme e che vorrei che venisse accolto a volte, è che tutto partirebbe da una regolamentazione più chiara in materia di educazione sessuaffettiva, cosa che ancora non abbiamo, e che questo probabilmente potrebbe portare a un reale cambiamento, perché se ci fosse una regola, cioè una legge, no, chiara rispetto a quello che è appunto l'educazione sessoaffettiva, tanti aspetti che oggi sono ancora così borderline rispetto alla sessualità prenderebbero delle strade sicuramente molto più utili e più costruttive. Ed oggi, parlando di sessualità nella disabilità, ci siamo sorpresi a sentirci in prima persona coinvolti e interessati, e peraltro è venuta fuori anche un'affinità elettiva. Un nostro slogan è proprio: siamo tutti diversamente abili. Assolutamente vero, anche io lo dico sempre, dobbiamo riconoscerci che noi per primi siamo disabili, ma non perché dobbiamo empatizzare con la persona che può essere stata più sfortunata di noi rispetto a delle reali disabilità, ma perché ognuno di noi può avere delle difficoltà, e quelle difficoltà diventano una disabilità nel momento in cui ti impediscono di vivere serenamente. Quindi tutti noi ci tocca la disabilità prima o poi. E da psicosessuologo indubbiamente, insomma, si sarà reso conto che qui nessuno è normale. Per me la normalità non esiste, cioè, bravo, esiste una, come dire, possibilità di affinare, no, il termine normale a quelli che potrebbero essere, ad esempio, la legge. Cioè, se uno infrange la legge sicuramente è giuridicamente non normale, no? Se uno, ad esempio, che ne so, non rientra, no, in una certa statistica, può essere non considerato normale a livello statistico. Però ricordiamocelo, il termine normale rischia di creare il giudizio e il pregiudizio, cioè dire a una persona che è normale o che non è normale impone qualcosa che è veramente giudicante. Qui, no? Problemi grossi con la sessualità da parte dei più. Assolutamente. Considerate che io come psicosessuologo vedo tantissime persone, anche molto giovani, che non sono necessariamente disabili, ma hanno problematiche sesso-affettive. Quindi da quelle relazionali, o tipicamente più relazionali, a quelle più invece strettamente legate proprio anche al rapporto intimo e sessuale e genitale. Dottore, lei viene da? Roma. Da Roma ed opera a Roma. Chi volesse cercarla dopo aver sentito questa intervista o gli echi di questo magnifico incontro di oggi a Rieti, cosa potrebbe e dovrebbe fare? Allora, io dico che appunto il punto di riferimento è il mio istituto a Roma, che è l'Istituto Italiano di Sessologia Scientifica, dove oltre all'attività clinica facciamo attività di formazione, attività appunto di promozione di quello che è il benessere psicofisico e sessuale. E rivolgiamoci ai giovani, oggi ce n'erano molti in questa sala, una bella eccezione che ci piace cogliere, e poi c'erano molti genitori, e anche questo è un bel segnale. Assolutamente no, rispetto ai giovani dico sempre una cosa: permettetevi di sperimentarvi e cercate il più possibile appunto di non rimanere agganciati agli stereotipi, perché quelli rispetto al tema della sessualità potrebbero solo che creare dei pericoli o comunque degli ostacoli che non vi aiutano. Rispetto ai genitori, cominciate anche a interrogarvi che aver paura di parlare di sessualità è sbagliato. Sicuramente non è facile parlarne a volte anche con i figli, no? Con gli stessi magari adolescenti, però avere paura è più pericoloso e più grave che imparare a affrontare, no, quello che poi ci fa paura, e quello ci si può anche rivolgere a degli esperti proprio per essere supportati in questo caso. Grazie di cuore Fabrizio Quattrini, psicosessuologo e psicoterapeuta. Grazie davvero. Grazie a voi.